Benvenuti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli incontri con la Chiesa che soffre. Mh, proseguiamo il nostro viaggio itinerante nel mondo. Benvenuto alla persona, benvenuto alla persona che è alla mia sinistra, vale a dire a Padre Issa, perché con Padre Issa andremo appunto questa settimana in Terra Santa. Benvenuto Padre Issa innanzitutto. Um, Padre Issa è un sacerdote dal, del patriarcato melchita di Gerusalemme. È nato a Betlemme per diversi anni. È stato sacerdote in una parrocchia in Cisgiordania a Ramallah. Ecco, con lui credo. Che sarà bello raccontare di qual è oggi la situazione in Terra Santa e in modo particolare, come facciamo tutte le settimane, dei nostri fratelli cristiani, della piccola minoranza, purtroppo che, è, ehm, che è rimasta in Terra Santa dopo tutti gli accadimenti che hanno interessato quella regione del mondo. Allora, padre Lissa, facciamo una cosa semplice, semplice. Partiamo da un affresco, da una panoramica su quella che è oggi. Uh, nel 2016 e la realtà di quella, di quella regione, della Terra Santa, della Palestina. Prego. Eh, quando parliamo della, te della Terra Santa, intendiamo eh, tutto il territorio dove ha vissuto, ha predicato, morto e risorto il nostro Signore Gesù Cristo. E prima di tutto, noi sappiamo che. E la terra santa un diciamo un territorio un posto molto importante per tutte le religioni nel mondo i cristiani musulmani ebrei allora i cristiani in questo territorio in questo posto meraviglioso del mondo come vivono e prima di tutto devo eh, spiegare e la vera situazione nella, nella terra santa. Allora, io che eh, sono nato a Betlemme, ho vissuto tutta la mia infanzia a Betlemme, eh, sono cresciuto e eh, posso testimoniare e dire che non era una fase eh, semplice, tranquilla purtroppo era eh, è piena eh, dei problemi e eh, delle difficoltà quotidiane e nello stesso tempo eh, posso testimoniare e dire che i cristiani in questo posto del mondo hanno bisogno del, del nostro sostegno, del nostro amore, del nostro affetto. Fammi capire un attimo. Uh, quello che ci vuoi rappresentare è che la situazione dei cristiani è sempre stata problematica in Terra Santa. Um, I problemi, le sofferenze degli ultimi anni non sono se vogliamo originali, però è indubbiamente vero che quella che era la realtà di 25-30 anni or sono è uh, totalmente differente da quella che è la realtà di oggi, lo dicono anche i numeri, per esempio. Quanti sono oggi i cristiani in Terra Santa? C'è una stima? E quanti sono i musulmani? Cioè, come possiamo suddividere la popolazione guardando alla loro appartenenza religiosa? Allora, eh, nel territorio palestinese i cristiani sono più o meno 50.000. Invece i musulmani, che sono la maggioranza, più del 98% e più di 3 milioni. Incredibile. Cioè, già questo numero dice effettivamente come sono... Mutati, Perché qualche anno addietro i cristiani in Terra Santa erano addirittura il 20%. Sì, è vero. E nello stesso tempo dobbiamo sapere che i eh, cristiani nella Terra Santa eh, sono di diversi eh, riti, diverse chiese. Abbiamo cristiani sì. ortodossi, abbiamo cristiani cattolici, abbiamo cristiani copti. Anche della chiesa etiopia, certo. armeni tutto quanto. E invece nel territorio israeliano i cristiani sono più o meno 150.000, i musulmani è più o meno un milione e il resto è più o meno 7 milioni, sono gli ebrei. Io non voglio incalzarti, però quello che mi piacerebbe i telespettatori. Sono il primo per la verità ad avere questo tipo di desiderio. Mi piacerebbe comprendere come, per la piccola comunità cristiana, per la piccola perché se parliamo di appena il 2% dei 50.000 a cui tu facevi cenno, parliamo di una piccolissima oramai comunità cristiana. È possibile convivere nel momento in cui si viene percepiti come arabi dagli ebrei e come infedeli dai musulmani, perché poi questa è l'essenza. Della, della contesa, se così possiamo definirla. Sì, certo. Allora eh, oggi vorrei eh, spiegare una cosa molto importante è quello che è successo più o meno quasi 13 anni fa, è quando hanno costruito il muro. Allora, il muro non soltanto ha diviso due paesi, cioè Palestina e Israele ma il muro ha diviso nello stesso tempo la stessa casa. Allora, io sono nato a Betlemme, la cattedrale a Gerusalemme, il mio vescovo mi ha nominato il, il parroco di Gerusalemme. Allora, io per andare a Gerusalemme devo chiedere il permesso dello Stato israeliano e lo Stato israeliano non ci dà sempre il permesso per entrare lì o per andare a lavorare o pregare o andare in ospedale. Allora, in questo caso io non posso stare con il mio gregge a Gerusalemme e quando ci danno il permesso, allora ci danno un permesso limitato dalle 5 di mattina, per esempio fino a mezzogiorno o fino alle 5 del pomeriggio. In questo caso io, come un sacerdote, come posso svolgere il mio servizio a Gerusalemme? Allora mi trovo davanti due possibilità. Allora, se rimango e fuori dell'orario previsto e mi arrestano o devo pagare la mutua o la seconda poss possibilità andare in prigione. Allora, in questo caso tanti cristiani preferiscono a causa di questa situazione di lasciare il loro paese. Potete immaginare se io vorrei andare a trovare il mio fratello o il mio cugino che si trova nel territorio israeliano, devo chiedere sempre il permesso. Possiamo immaginare che da Gerusalemme a Betlemme ci mette 15 minuti, allora la sofferenza quotidiana di queste persone è incredibile. E questo è un punto di vista. Nello stesso tempo io che fino a 13 anni fa, 14 anni fa, facevo il contadino, hanno preso il mio territorio, allora, e quale lavoro posso fare? Non è facile trovare un, un altro modo di vivere. Allora, a, a causa del muro, non soltanto hanno diviso certo. la stessa certo. casa, ma anche mi hanno tolto il lavoro. Il territorio, certo. Certo, eh, parli di lavoro, questo è un, tema, è un tema fondamentale, è un tema importante perché non solo i cristiani oggi sono veramente esigui numericamente, magari a proposito di numeri credo sia veramente toccante uh, un numero che riguarda in modo particolare la culla, Betlemme, la culla della nostra civiltà. A Betlemme oggi sono veramente pochi i cristiani rimasti. Un tempo erano il 90%. Oggi, sì. confermami laddove dovessi dire delle, delle fesserie, ma appunto noi sappiamo che un tempo erano il 90%, oggi sono meno di un terzo. E questo è un punto, è un punto essenziale: il lavoro. L'esodo dei cristiani è anche un problema correlato all'assenza di lavoro, è un problema economico. Cosa fanno oggi i cristiani per cercare di rimanere a Betlemme e in Terra Santa più in generale? Se io non posso lavorare o oh, la possibilità del lavoro sono poche, allora davanti a questa situazione io mi trovo davanti alla certo. possibilità di... Uscire, di, andar via, di andare, andare via. via per questo di possiamo dire che i cristiani che sono rimasti diciamo più o meno il 30% a Betlemme allora in questa situazione la, la maggioranza fanno artigiani e mm. in questo caso possiamo dire perché un posto turistico dove di tutto il mondo vengono per visitare la chiesa della natività dove è nato il nostro Signore Gesù Cristo. Per questo i cristiani eh, fanno questo lavoro e questo lavoro molto importante per vivere in dignità, non per avere un futuro, un futuro no, per vivere in dignità. Basta, come ha detto Gesù, il poco. Darci oggi il nostro pane è quotidiano, è quello che eh, serve per vivere in questo periodo. Purtroppo anche i flussi turistici sono diminuiti in questo momento a Betlemme per ragioni di sicurezza. È inutile che ci giriamo attorno. La paura purtroppo incide e non stimola uh, i pellegrinaggi con i quali invece noi abbiamo serenamente convissuto per anni e anni e anni. Sì, certo, per questo, come ho detto, è che i cristiani in questo periodo non hanno, non hanno bisogno del visto. Uscire per lasciare il loro paese e il nostro sostegno per loro o trovare un lavoro per sostenere loro. Allora, come ho detto, già per esempio il loro usario o una piccola grotta di legno. Allora, questo lavoro aiuta i nostri amati cristiani di resistere per stare lì per vivere e per convivere con gli altri, come, come ho detto già purtroppo perché sono minoranza, allora davanti a questa situazione allora, sarà molto difficile stare e vivere e convivere. Allora io come un ragazzo che vivo lì, se non ho una casa, un lavoro, una vita sicura, allora preferisco di andare via. Per questo mi sembra L'opera aiuta la Chiesa che soffre e tramite questo, eh, eh, questo lavoro e questo modo di sostenere questi cristiani ha aperto la porta davanti a tanti cristiani per vivere il quotidiano. Mi fa, piacere, mi fa piacere sentirtelo dire, mi fa piacere essere incoraggiato in questa scelta che come aiuto alla Chiesa che soffre abbiamo compiuto. Non li compriamo più a Roma i rosari, li compriamo a Betlemme e ai nostri benefattori facciamo arrivare appunto questi rosari bellissimi, ripeto, bellissimi di Betlemme. Non solo l'identità cristiana ma anche un modo, lo ribadisco, per sostenere, come diceva Padre Issa, i nostri fratelli cristiani a Betlemme. Padre Issa, prego. Allora, qua vorrei dire, io prima di entrare nel seminario, ho lavorato per tre anni come artigiano. Allora, prima di entrare all'università di Betlemme, ho lavorato per tre anni. Poi, quando sono entrato al seminario, ho, ho lasciato. interrotto, il, interrotto il, il, il lavoro. Ma sempre c'è la nostalgia perché sono cresciuto. Con questo lavoro, eh, perché una cosa bellissima mi ha trasmesso tante gioia. Per questo posso dire che non soltanto eh, un lavoro, ma eh, un'arte. Una cosa bellissima e splendida. Senti, nei prossimi giorni ci fai qualcosa come aiuta la Chiesa soffre? Per aiuto la Chiesa soffre? Per i nostri benefattori, qualcosa di particolare, di originale? Mi farebbe piacere. Assolutamente. Allora, <ride> creeremo qui uno spazio in ufficio appunto per questo tipo di attività. Eh. Grazie. Torniamo invece, torniamo ahimè, eh, al tema anche politico, perché non possiamo non tenere conto, Padre Istio. Io ti chiedo scusa se ti porto adesso su un terreno che magari è un po' più scivoloso, un po' più fastidioso. Tu sei un missionario, tu sei un religioso e giustamente ti devi occupare di altro, però sei sei un testimone troppo, troppo importante, hai una straordinaria conoscenza di quella realtà e quindi devo approfittarne. Cosa fa l'autorità palestinese per i cristiani? Io mi ero trascritto qui una brevissima dichiarazione del maggio 2016 del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen, il quale mh, affermò, sono passati sette mesi, come la difesa dei cristiani... Per noi palestinesi è un dovere e una missione. Concretamente cosa fa l'autorità? Allora eh, possiamo dire che veramente che, eh, eh, il Presidente eh, ha lavorato tanto per far crescere il dialogo tra i cristiani e i musulmani. Il problema attuale è la legge. E nello stesso tempo di cambiare la mentalità del popolo il popolo è cresciuto a non rispettare la diversità per questo abbiamo bisogno di eh, un gran sforzo per cambiare la mentalità del popolo io mi ricordo eh, eh, il presidente ha, ha cercato sempre diciamo almeno eh, lui così ha fatto di sostenere i cristiani e dare loro la possibilità di vivere e convivere eh, a tutti i livelli, ma purtroppo ancora non siamo riusciti eh, a creare un, un dialogo, una ponte eh, e tra musulmani e cristiani. Per esempio, eh, figli orfani. I cristiani non possono adottare perché la legge dello Stato dice no, perché la legge, la fonte della legge dello Stato palestinese, eh, la maggior parte eh, dipende eh, del Corano, della mm. Sharia. Allora in questo caso io come cristiano eh, come posso applicare i miei valori? Un altro piccolo esempio è l'eredità e, e, e l'uomo prende il doppio della donna, un, 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 diciamo eh, in questo caso come possiamo applicare veramente i valori eh, i cristiani. E, e per questo motivo eh, stiamo cercando di costruire una ponte, di eh, mm. e creare un modo di, di convivere. Eh, ma sinceramente è molto difficile anche a livello eh, della, di, di convertirsi. Cioè, in altri termini, il dialogo interreligioso sì. non è facile da coltivare. Eh, non è facile, eh, perché sappiamo, e eh, non soltanto con i musulmani, anche con gli ebrei, è eh, eh, un problema eh, serio è molto complessa, per questo eh, tutti dobbiamo impegnarci per aiutare questo popolo a crescere certo. nell'amore, certo. non soltanto con la parola ma con fatti, per questo cerchiamo veramente e tramite eh, i diritti umani e qualsiasi altra cosa di favorire il Dialogo, certo, cioè la legge dello Stato non eh. deve favorire un popolo contro l'altro. No, e questo è il punto: tutti noi siamo uguali. Questo allora, io sono cristiano, vado a pregare nella mia chiesa, io sono musulmano, vado a pregare nella mia moschea. Ma davanti lo Stato, tutti noi e siamo è il punto, perché, uguali perché la Palestina non ha una Costituzione questo credo vada precisato, tu ne hai fatto cenno, la legge fondamentale funge, funge da carta provvisoria e all'articolo 4 la legge fondamentale dice testualmente che sì, il rispetto delle altre religioni deve essere mantenuto, ma come diceva appunto padre Issa, i principi della sharia rappresentano la principale fonte di diritto. Allora... Uh, per fare un esempio pratico, le conversioni dall'Islam non sono negate, non sono impedite, ma padre Issa praticamente, perché una cosa è la norma se vogliamo, o la possibilità, praticamente è possibile che in Terra Santa qualcuno possa abbandonare l'Islam per avvicinare un'altra fede? No, assolutamente no. E mi ricordo bene che questa persona sarà sempre eh, condannato a morte da, della sua religione per questo davanti a questa situazione tanti cristiani e, per, e vi faccio un piccolo esempio se io sono un cristiano innamorato di una musulmana mi trovo davanti unica soluzione convertirmi alla sua religione perché se lei si converte al cristianesimo sarà condannata, sarà condannata a, morte. a morte dalla sua famiglia, dalla mentalità del popolo. Questo in tutta la Palestina, oppure ci sono realtà per fare un esempio, perché io qui poi voglio arrivare, ci sono differenze tra per esempio Betlemme e Gaza, cioè tra i territori dove a governare l'autorità palestinese e i territori invece dove a governare è Hamas. Eh, assolutamente no, L la legge musulmana islamica è la stessa in Palestina, c'è cioè Giordania o in Gaza, per questo, per Hamas o per eh, nello stato palestinese è la stessa cosa. Mm. Purtroppo, eh, in Gaza, eh, i cristiani che sono rimasti diciamo più o meno 2000, possiamo immaginare incredibile. Incredibile. incredibile allora tutti i cristiani stanno andando via allora davanti a questa situazione eh, come possiamo sostenere e dare un senso di vita a queste persone che si trovano in questa situazione musulmani più di 2-3 milioni e cristiani <ride> 2.000 <ride> incredibile, incredibile. E, mh, tu sei in Italia da quanto tempo e questo le, eh, quarto anno um, Padre Issa collabora con aiuto alla Chiesa e soffre uh, e qui vorrei magari è giusto anche chiedergli come incontri e soprattutto che tipo di sensibilità riscontri nei cristiani in Italia quando, quando racconti della tua storia Padre Issa dicevo collabora con aiuto alla Chiesa e soffre nei fine settimana quasi sempre e lo ringrazio pubblicamente per questo si reca nelle parrocchie italiane, laddove appunto i parroci danno la disponibilità ad accogliere la testimonianza di un testimone dei territori in cui la Chiesa soffre perseguitata e racconta della sua storia. Che tipo di sensibilità incontri? Sinceramente eh, la mia esperienza in Italia è bellissima e soprattutto ultimamente con questo servizio. Con l'aiuto alla Chiesa che soffre, e purtroppo eh, ancora c'è l'ignoranza in Italia per quanto riguarda i nostri confratelli perseguitati in tutto il mondo e, soprattutto, nella Terra Santa. Non sanno la vera situazione. Allora, dall'altra parte, ho trovato tante persone eh, sensibili che vogliono cercare la verità. Per questo eh, posso testimoniare e dire che eh, tramite questo servizio sono riuscito eh, ad incontrare con eh, tante persone italiane che hanno dimostrato eh, il loro affetto, il loro amore per i cristiani perseguitati. Grazie Padre Issa, grazie a voi che ci avete... Ascoltato, vi avete seguito, come al solito pensate ai cristiani perseguitati nel mondo, un pensiero possibilmente quotidiano. Grazie e alla prossima.